Ciao a tutti, benvenuti in un altro video di pulizie motivazionali. Questa mattina mi sono già vestita perché ho lasciato Gabri all'asilo e c'è un caldo terrificante. Qui per ora siamo nel momento clou dell'anticiclone Hannibal, quindi vi lascio immaginare. Sto andando a cambiare le lenzuola proprio per dare appunto un senso di freschezza al letto, perché già comunque le lenzuola pulite e profumate vi danno un senso di freschezza, almeno per me è così. E prima vado però a disinfettare un attimino con lo spray antibatterico, ce ne sono molti in commercio, questo qua è tipo Laust però piccolino. Faccio questo lavoro con i cuscini e anche con il materasso. Dopo il cambio delle lenzuola andrò a dedicarmi a tante altre cosine, più che altro la pulizia dei muri dove i miei figli, mia figlia, la più piccola praticamente, ha preso il muro per un foglio, ha colorato tutto il muro del corridoio con i colori a matita in una svista e quindi devo andare a pulire il muro, vi farò vedere con quale metodo io vado a pulire le mura quando sono sporche. Poi farò pulizie di routine come il bagno e poi ci sarà qualche piccolo incidente di percorso, qualche piccolo grande disastro di mia figlia, che sarà mia figlia, quelli sono all'ordine del giorno, sono degli incidenti di percorso ma che mi fanno perdere tempo perché comunque poi devo andare a sistemare. Per chi mi segue da tanto tempo lo sa, vado ad igienizzare anche il lettino di Gabriele, io lascio i lettini, il letto grande, anche il lettino, con la svolta già fatta in modo che sia pronto all'uso perché la piccolina mi fa ancora il riposino pomeridiano e a volte anche Gabriele. Qui ho finito, Giuliana vi saluta e vado a pulire il bagno, normale amministrazione. Lavabo, bidet e anche il WC. Sto utilizzando lo Smack Express risciacquo immediato, che è uno dei miei preferiti per la pulizia, è tra i miei prodotti top, anche in info box l'ho scritto, c'è una lista di prodotti top per me alla quale non potrei mai rinunciare, e questo qui è tra di loro perché è fantastico, si risciacqua immediatamente e poi comunque non lascia l'oni, ragazze, è veramente fantastico. Poi andiamo a fare una lavatrice e ha già finito e vado a stendere la lavata delle lenzuola che avevo fatto e dentro c'è anche qualche magliettina, qualche altra cosina che dovevo lavare. Ed ecco la prima opera d'arte, arte astratta, ragazze, perché comunque 19 mesi non poteva fare chissà quale disegno, quindi arte astratta. Io vado con la candeggina liquida, vado a spruzzare, ad ammorbidire un attimino con una pezza morbida e poi vado a strofinare per bene con la pezza dei piatti, praticamente la parte ruvida della pezza dei piatti, non quella con cui lavo i piatti, sennò qualcuno mi dirà che schifo, poi ci lavi i piatti. È una pezza nuova che sto utilizzando per il muro, vado a strofinare energicamente e ragazze viene via tutto come per magia. Ovviamente questa tecnica è adatta per i muri che sono le pitture che sono lavabili, in questo caso qui abbiamo un bianco, il colore viene via tranquillamente e comunque non ci sono aloni.
Qui c'è un'altra opera d'arte nel muro del corridoio, più di una opera d'arte. Vado sempre con la candeggina liquida, quella che sto utilizzando io, quella della Lidl V5. E vado sempre prima a strofinare, prima ad ammorbidire, poi a strofinare. Poi vedete, faccio dei movimenti da destra verso sinistra in modo da non lasciare aloni. Se comunque si dovesse togliere un po' di pittura, ecco, se il colore, vedete, si va a spalmare per la parete. Con questi movimenti da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, non lasciamo aloni. E questo è il meraviglioso disastro che ha fatto mia figlia mentre io stavo di là a pulire il muro. C'era l'orologio del padre, meno male che non si è spaccato, mi ha buttato per terra tutto il contenitore dove io tenevo gli smalti. E la nostra giornata continua, siamo al pomeriggio e noi stiamo andando all'allenamento in piscina di Gabriele. Ma ciao a tutti, sì, siamo in palestra con uno chignon fatto a caso e con la faccia completamente struccata. Perché sì, ti sto prendendo, amore, ci saranno 40 gradi oggi, veramente. A me scoccia già fare tutto, vorrei che finisse tutto. Palestra, piscina, scuola. Sono stanca, veramente, voglio svegliarmi tardi. Andare a letto tardi. Andare a mare. Insomma, proprio sono arrivata al limite di sopportazione della routine scolastica e insomma della routine in generale di mio figlio di quest'anno. Proprio oggi ci saranno più di 30 gradi, c'è un caldo da morire proprio. Sono con la canottiera e il pantaloncino, poi vi faccio vedere. Avevamo giusto 5 minuti, adesso infatti scendiamo perché devo andare a cambiarlo. Ragazze, niente, io sarei potuta tranquillamente andare al mare. Pure io andare al mare. Vi giuro, oggi perché io voglio giocare con la sabbia e col mare, così io vado sott'acqua con i coralli. Io voglio andarmi a buttare al mare, proprio a mare dentro l'acqua. Che sto morendo di caldo, no? Che voglio giocare con la sabbia. Sto morendo di caldo e io distruggo il freddo. Sono veramente, sto grondando adesso, va bene, scendo dalla macchina anche perché sembra una cappa qui dentro, manca l'aria. Vedete, io sto già in pantaloncini e vado a lasciare anche mio figlio in pantaloncini, mi fanno le battute, sta andando a fare l'aperitivo, sta andando in spiaggia, sì, io sto morendo dal caldo, quindi metto i pantaloncini. Che poi per quale motivo dovrei mettermi gli stivali o i jeans per far piacere a qualcuno? Io sto comoda così, veramente. C'è una fa terrificante, credetemi. Non è proprio il caso di mettersi scarpe chiuse, jeans, stivali, che vedo ancora. Ma poi ve li volete mettere, metteteveli pure, nessuno vi rompe le palle, non rompete le palle a me. Io vado a trovare le armi. Ok, Spider-Man. E almeno Gabriele si rinfresca con l'acqua della piscina. Io no, ragazze, io sto aspettando che termini l'allenamento e poi si va a casa, si torna a casa dove mi aspetta la piccola peste di poco fa, quella che ha buttato a terra tutti gli smalti, che ecco, vedete, sono tornata. Che sta facendo? Si è messa le scarpe del papà. L'altro giorno l'ha fatto anche con le mie, solo che con le mie, essendo più piccolina, riusciva a camminare, con queste che sono gigantesche, un 42, non riesce proprio. E vi volevo far vedere come le zanzare, le prime zanzare killer assassine, l'hanno proprio punta in una maniera allucinante, ha dei morsi di zanzara terrificanti. Sono andata a comprare la presa, quella per tenere lontane le zanzare magari dalla camera da letto, e ho preso questo roll-on che è un dopopuntura che usavo già l'anno scorso, che serve per il sollievo immediato dal prurito per le punture di zanzare. Ed ecco, ve lo volevo far vedere e ve lo volevo straconsigliare. Allora, c'è scritto che è della Chicco, che è per bambini, ma ragazze, credetemi, dà sollievo anche agli adulti. Costa intorno alle 6 euro, e comunque non contiene schifezza all'interno, e ve lo straconsiglio perché veramente vi dà subito sollievo dal prurito e smettete di grattarvi all'istante, proprio è straconsigliato. Io questo vlog, questo video pulizie, più che altro un po' vlog, un po' video pulizie, lo chiudo qui. Qui c'è gatta Chloe, che anche lei sente caldo, e qui c'è anche Sheila, che poverina sta sul divano morta di caldo anche lei, e io vi lascio con l'immagine di questo gabbiano che sta facendo il nido sul
questo tetto bellissimo e con l'immagine del sole che sta tramontando la nostra giornata è finita. Io vi mando un grosso bacio, come sempre se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e per chi è nuovo non dimenticate di iscrivervi al canale.